In particolare noi misuriamo l'invaso di Bilancino che in questo momento è a 60 milioni di metri cubi pieno, ricordo che il massimo è circa 69 milioni di metri cubi, che vuol dire che l'invaso è completamente pieno e può dare risorse per il periodo più difficile che saranno i prossimi mesi. Cala la portata delle fonti sotterranee, fonti minori di approvvigionamento, ma il lago di Bilancino non è in sofferenza. Le cose potrebbero diventare più complesse se dovesse permanere non tanto in questi mesi, quanto nei mesi subito successivi all'estate uno stato di siccità, perché a volte gli effetti si manifestano non tanto e non solo in estate, ma alla fine dell'estate, cioè intorno al mese di settembre e primi d'ottobre. L'invito è quello di non sprecare l'acqua e anche Publiacqua fa la sua parte. Noi da parte nostra stiamo lavorando in maniera intensa su ridurre le perdite. Da 3 anni siamo sotto la media nazionale, noi riusciamo ad avere una riduzione dell'8% media delle perdite ogni anno e continuiamo con questo andamento, quindi cerchiamo di collaborare con buona pratica dei cittadini.